Ciao! Se vuoi supportarmi sulla piattaforma Viola con Amazon Prime, la sub è gratuita! Oppure puoi pagarla 3,99€. Dai, 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 supporta un bro! La tana del ferito, oh oh oh. Ciao, Broderigno! Ragazzi, diamo il benvenuto, attention please, al gran visir Filippo Champagne con l'acqua. Ma ho saputo che ci sono stati dei piccoli disguidi. In che senso? Ma c'è tutto a posto, stai bene? Disguidi? È tutto a posto? Sì. Ok, perfetto. Allora, abbiamo qua. Sto vedendo un Cuba. In carne e ossa. Cuba libre? È regolare. Abbiamo in carne ed ossa Filippo. Eh sì, ciao Filippo. Sei innamorato? Io bevo il Cuba, questo ubriaco. Come cazzo è? Povero! Allora, diamo il benvenuto a questo incredibile tavolo di Blackjack. E ringraziamo, ti lascio la possibilità di presentarti, dire che cosa fai e ringraziare tantissimo di essere qua. Io sono Enrica della scuola Croupier Chilton, abbiamo sede a Catania, Palermo e Napoli e grazie a voi. Ma io sono lì o qua? Dove vuoi tu, Nevio? Al mezzo. Dove vuoi tu? È regolare. Sei assolutamente libero. Chi è che gioca? Jody, siediti, prego. Tu giochi, Simo? Anzi, voglio giocare anch'io, voglio mettermi in mezzo. Lolo, riesci a fare tu la regia? Grazie. Allora, aspetta ragazzi, attenzione, attention please, qua si dice. Allora, tutti adesso partiamo con un numero di fish uguale, tutti. Avete tutti 20 gettoni. Facciamo 20 mani, la persona che rimane con più fish vince. E che cosa vince, Simone? Ma io... Vince una bottiglia di champagne da 500 euro, la vuoi? Ma cos'è? L'hai presa giusta sto giro? No, l'ho presa giusta. O l'hai cannata ancora come l'altra volta con la porcheria là, va? No, 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 non mi sono fatto... Senza side? Ma che sai, sai da bambini, allora, cioè, che sai, dai. Ma sai, i bambini, ognuno ha la sua casella, questa è la tua, questa è da Filippo, questa è la mia, vai. Giocate con due? No, sono le mie. Dai, vabbè, Nevio, vuoi giocare la mia? Vai, io metto 400. Ok, allora, aspetta, partiamo tutti con lo stesso, riesci a darci a tutti? Ognuno lo decide dove vuole. Ci ha già fatto tutto. Scusa, qua abbiamo professionisti. Ok, allora, Filippo. Nevio, vi chiedo, strategia vostra per iniziare? Te la mostro. Allora, io voglio provare una strategia. La strategia del raddoppio. Io l'ho usata prima. Una fuffa, vai a perdere anche lì. Però vai a perdere perché tu il tavolo la strategia del raddoppio adesso prima, lei perché non può, ma ci sarà il limite, che ne so, 103.000 e cosa vai? Vai a rubare. Perdi 6 colpi di fila. Ah, perché c'è il limite del tavolo. Certo, fosse limitato lo farei. Perché tu hai provato? Ah, no, che cosa provo? Non ci fa perdere. 10. Comunque io veramente 15, 14, 11, raddoppio. Double, yes. Terzo, 16, 12. Ah. 3, 9, 19. Con 12, con 2, col 3 si tira. Non sempre però. La regola dice di tirare. Lui non l'ha tirato prima. Infatti non capisce un cazzo. Però, ha vinto lui. Infatti ha perso la mano prima. No, ha perso. Ah, beh, ha perso la mano. Cosa vuol dire? No, era 11, bisogna vedere come andava a finire. Sì, ma si inquadratura. E sballava. Faceva 13, 16 e sballava. E così, vedi, così adesso il Sabò diventa 70 e 30. Sì, sì. Tutto a favore del banco. Buono, ne. 17. Cazzo, devo chiamarlo, lo sapevo con 17. Mi era venuta la roba. 17 mi si chiama. Però mi era venuta la gallina di chiamarla. Basta una mano sbagliata e il Sabò gira tutto. 18. 10, 13. Sì, ho fatto quasi all'in. Giuro, era persa, 17 con 10. Minchia, la facciazza vostra, ragazzi. Ma che roba. Nulla va più, nulla. Diciamo, no. Dai. Cioè, raddoppi contro l'8. Ok, io sono. Puoi circolare, Dio che. Io sono. Che sono soldi finti. Non ma con i capocchi raddoppi contro l'8. Puoi circolare, bellissimo. Puoi sballare con l'8. Però quanto altro sballare? 20 soldi. 19. 12. Sei spittati con l'8. Vale. 16. Però magari porti via le figure. 18.
19. Manca un 8, 11, 13. Visto? 21 ragazzi, col... no, male. Ha fatto 11, sta far 21. Giocate male, anche lui ha giocato male. Sballa ancora, perché sballa un'altra volta. Io avevo 20, una volta. Ragazzi, stirato. Stirato, non si gioca alla regola, perdi. Giusto, madame? Comunque, possiamo sfatare. Ecco, questa è una domanda che voglio fare alla croupier. È una cagata, è una cagata. Questa roba qua è un po' una cagata, Filippo. Cosa, no, il fatto che se uno magari chiama, certo, carta quando perché, non perché siete giovani non sapete, perché se giochi alla regola è 51 contro 49, appena sbagli a fare un colpo che non giochi alla regola diventa 70-30. Vai, ciao, è vero? Cazzo, sono 20 anni che gioco, te lo dico. Veramente. Io beh, io sono 40 anni che gioco, adesso ti insegno una cosa, con l'8 o 9. No, se giochi quando tu la carta alla regola. Sì, ho capito, 9 la doppi tutta la vita. No, ma io quando dico, no, 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 no. Quando non gira non la doppi. No, però attenzione, io parlo di sabò manuale, con sabò automatico. No, aspetta, puoi fare quello, no, che no, vuoi. No, ma io dico, manuale, devi aspetta, giocare tipo, io dico lamentarsi degli altri. Cioè, tipo, uno chiama... Certo. Certo, alla fine è culo. No, perché è culo? Non è vero che è culo, perché è culo? Scusami. La regola non c'è culo, è statistica, allora, probabilità. Allora, questo gioco c'è una regola, e sono d'accordo. Io, quando andavo a campione, 8, 9, vincevano soldi. 20 milioni. Ho capito, la carta girava, non me ne frega un cazzo. Quando il card... giusto, no? Certo. È regolare, raddoppiamo anche con un punto in più, perché il minimo sono due punti. Due punti in più di quello che c'è. Dalle, la sua carta con la sua. Hai capito? Vabbè, però quando girava la carta, io 8 e 9 raddoppiavo sempre. Quando girava no, ma anche se aveva 10 il banco. Io ti faccio una domanda, i 6 si splittano contro l'8, risponde lei. Ti rispondo io, io ti direi, no, i 6, 2 6 contro l'8. 8 si splittano. Cosa facevo? Carta? Allora, carta? Con l'8 no. Carta. Quando è che si splitta? Io giocassi soldi veri, sul tavolo qua già mi sarei alzato. 2-8 contro un 6? Certo. Si splitta? Gli 8 si splittano, sì, pure contro, sì, l'asse. Gli 8 è l'unica carta che puoi splittare con tutte le carte. 9 pure. No, che 9? 9 è 18 contro l'asse, split. Gli 8 hai 8 e 16. Vabbè, però puoi fare 19-19. Puoi portare via le figure, contro insomma, se anche quello. Cioè 18. Ecco, l'asso, tipo, assicurarsi, tipo. Assicurarsi la truffa, un gioco a perdere. No, però, secondo me, tipo, sei un buon se punteggio. Se hai un punto buono, ti puoi prendere un gioco a perdere. Sai quante volte all'inizio che ero ingenuo mi assicuravo col 20 che il banco non faceva blackjack e faceva 21 con l'asso. Te lo dico io. Ah, cioè che si arrivava a 21 e perdi due volte i soldi. Dai, io vado alla canna, dai, che devo andare a fumare. È regolare. Adesso me lo abbiate. Ma devi spintare i soldi. No, alla canna. 13-18. Alla canna. 11, raddoppia il rimbalzo. Il rimbalzo, raddoppia, metti la fresca. Va, metti la freschella, va. Vai, vai. Dai, ancora uno, Paolo. L'ha beccato. L'ha beccato. 5-15. Qua devi raddoppiare. Sì, raddoppio. Certo che raddoppio. Vabbè, da. Certo che raddoppio. 15-4, 14-20. Vabbè, però devi raddoppiare. Se 4 con 4 devi raddoppiare, giusto? Ma vado a fumare sopra. Vabbè. Sì, devi raddoppiare, scusa. Di là. Io so tutto, ti hai finito tutto? Certo, giocate male e perdi soldi. Sì, fino a prova contraria, però sei tu quello senza soldi. Ah, giochiamo noi male, quindi c'è quanta gente gioca male che vince. Io l'ultima volta campione ho vinto 6.000 euro grazie a uno che giocava male e io prendevo tutti i colpi. Quello è culo, come dice lui. Esatto. E quindi cosa cambia? Perché la regola non c'è culo, chiedilo. Poi certo, ma non puoi pretendere. No, puoi, però pretendere se uno gioca... Cioè, infatti allora, io cosa faccio? Io vado a Lugano, che mi danno il tavolo solo mio, gioco solo io. Non puoi pretendere. Nessuno che può neanche avvicinarsi al tavolo. Perché se giochi soldi veri, 1.000-2.000 colpo, devo giocare io. Perché una volta campione, c'è il rimbalzo, se c'è di te, avevo tre caselle, 1.000-1.000, uno con 2-4, con l'8, non ha chiamato carta. No, non ero io, non ero. Non ha chiamato carta. Tu ti ricordi che tu ti ricordi? Volevo alzare le mani a sto ragazzo in senso buono. Allora, e lui non ha chiamato carta con 2-4. Posso raccontare una roba, Filo? Filo, posso raccontare una roba? E io ho perso, ho vinto un colpo, ne ho persi due. Se avessi chiamato carta, carte, avrei vinto 3.000 euro. Posso raccontarla? Poi ho raccontato una roba ai ragazzi in chat. Filo, posso raccontare una roba? Parla forte, Perché? Non mi sentono? È un po' bassino, vai. Ok. Vado a casino con Joe, così, per giocare le nostre cagatine così. Becco Filippo. Tu questa roba forse non te la ricordi, te l'ha detta prima. Ci mettiamo, ci stiamo al tavolo del blackjack. Filippo, caselle da 1000 euro a luna. E Filippo era tipo in un momento veramente brutto. Cioè, era un momento che stava perdendo tutto.
Io ero dietro Joe, cioè io non stavo giocando, stavo guardando Joe che giocava. Joe è rovinato, completamente stirato, non ha più una lira e fa all-in, cioè mette tutti i soldi che gli sono rimasti. 30 euro. 30 euro, esatto. Vabbè, è importante però che sono 30 euro. Non è che euro. Se uno gioca 20 o 1000. Sì, arriva... Però è importante che siano 30 euro. Sono 30 euro. Gli arrivano due assi e deve... Come dice la regola del blackjack, i due assi si devono splittare, quindi devi mettere altri 30 euro per dividere i due assi. Lui però purtroppo non aveva più una lira. E ho chiamato carta. E quindi non ha aspettato gli assi, ma ha chiamato carta. Mi vede lui. Neanche a dirlo. Ma che cazzo fa questo? Ma che lo splitta? E io gli dico, Filippo, sono in all-in. E lui fa, ok, scusa. Ma mi chiamate da voglio 30 euro. Vedi, perché gioco col tavolo mio riservato, che me lo da Lugano. È tutto mio, basta. Però secondo me non puoi pretendere che in un tavolo con persone occasionali, non puoi pretendere che tutti giocano alla regola. Così, perché ti dico... La persona esterna sentire uno che si lamenta. La maggior parte dei ragazzi giovani di oggi non sanno giocare. Certo, cioè, ma anche tanti adulti, Dipende, anche se sei un giocatore. Dipende da quanto sei un giocatore, perché secondo me, io ti dico, gioco così per divertirmi, 100 euro e li butto, vaffanculo. Sentire uno che mi dice... Maggior ragione che mi incazzo il doppio. Ma io lo vado per divertirmi, non vado a prendere guadagnare. Lo fai a casa con gli amici e ti diverti. Vabbè, ma a casa di noi si giocano i soldi, io non vado per divertirmi, vado per vincere. Sì, ma il discorso è che... quello che non ho mai capito... Perché io sono malato, a me che vinco perde non cambia niente, lo detto mille volte. Però, aspetta. Ma tu mi dici, vai a casa di noi per divertirti con 20 euro, c'è chi gioca come noi, giochiamo anche le cifre, 1000, ma non per fare fenomeno. No, certo, certo. Il ballo mi ha visto giocare 1000, 2000, 10.000, quello che è. Ti giochi i soldi, poi fidati che un domani io ti auguro di essere milionario, che vai a giocare 1000 a colpo, 3000 a colpo, fidati che se vedi un ragazzino che gioca 20 euro che non è capace e tu perdi la mano, fidati che ti incazzi. Però quello che mi ha sempre fatto riflettere... Ma troppo dire anche lei. Cioè. No, infatti voglio chiedere anche alla croupier, cioè, alla fine è oggettivo. Ok, noi giochiamo, io magari ho 13, il banco a 6, chiamo carta. No. Poi, esatto, sbaglio, esatto. Faccio una cazzata. Poi però alla fine, grazie al fatto che ho chiamato carta, tu vinci. Sì, e quindi però, lì non ci fai neanche caso. Ecco, qua, è discorso. Non è facile. Però facendo così, la probabilità dal banco si alza più a favore, perché tu in quel momento indovini il colpo, ma dopo il banco ha più percentuale di vincita sulla punta che siamo noi. E vai a perdere. Perché una volta io giocavo a San Vincenzo con un mio amico, San Missane, abbiamo giocato, il banco aveva la figura, io avevo 15, no, non tirare Filippo, non tirare, eravamo su 2000 euro, non abbiamo tirato, il banco ha sballato, ha pescato, lo scattino ha sballato, ci credi, 9 colpi dopo non abbiamo preso un colpo, vedi, perché la probabilità cambia. Comunque Gioia, è statistico, mi dice lei. No, dopo, adesso tra poco ci sarà il cambio dealer, voglio fare una sfida contro... Ma il cambio dealer? Sarà il cambio dealer? Vabbè, non può lo fare. Ah, è vero, guarda, sarà il cambio dealer e facciamo una sfida contro Filippo e lo distruggo. Io faccio metà, guarda, io faccio metà, guarda. No. Guarda quanto uomo. Io faccio metà. Cosa fai? E me, mi è dato a fumare, ne sarà parlando, iniziamo. Dai. Vediamo. Non solo. Metti uno in più, mettiamo uno. Vado lì, vai. Ma che è? Vai lì, bravo, mi piace, già è così. Che cagata. Aia, e tu c'era doppio, ma come fai a fare a doppio? Carta 12. Ah! Vediamo. Carta. Vai, carta. Dama. 15. Carta. Ah! Carta, carta. 11, c'è raddoppio Joy, bella questa. Chi vince Joy? Vai. 13. Vai. 17. Buona. Manca 7. 15, troppo. Adesso vedi perché. Guarda un po', guarda cosa ho qua, Filippo. Guarda. Fino a 7 l'hanno aspettato. Ah, ci tocca. Perché tu vedi, avrebbe girato. Avrebbe girato un 9, facevi. Facevo 11 e 6. Anche per forza. E noi giochiamo con quella di neve, non puoi preoccuparti. Ah, io non ho messo uno in più. Giochiamo con quella, quella di neve. Con quella di neve, c'è. Che cartaccia avete. Carta 15. Minchia. 13. Tu fai 23, vai. Vai, vai. Infatti, io 10, no, no, no. La propria sì la voglio. Adesso lo sei. È volata, zio. Con 16 dovrai chiamare. Certo. Chiama. Paura, senza paura. Vai, easy. Grande carta, grazie. 6, 16, 21. È certo, è certo. Fa 20, guarda. Fa sempre 20. Ma io faccio 21, no? 13, no, 16. Pari, te hai fatto pari. Conta bene, zio. Uso quello di neri, guarda, faccio link con quello di neri. Dai, mi pare che quello di neri. Ma sarebbe contento. Sul punto? Ho fatto 21. Io ho fatto lean all'inizio, ho vinto, adesso ho fatto 21. Vabbè, Jody. Io faccio lean, Jody, adesso. Non ho preso un colpo io. Vai, vai. Chi ha vinto? Aspetta, Nevi, senti un attimo. Guarda. Senti un attimo, vincendo io.
Mi sto giocando le tue fish. Stai vincendo tu? Guarda qua. Oh, 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 oh. Filippo. Sono un fa blackjack, sto prendendo bene. Carta. 20. Buono, 12. Buono. 13. No, troppo, purtroppo. Tu mani, Tu mani. 6, 14, 16. Vacca miseria. Carta. Giusto, bravo, senza paura, visto? Buono. 18, il banco 10. Incredibile. Guarda che bello questo, che bel blackjack. Adesso la gente. Vedi, se io qua avessi fatto la pussa, avessi vinto. Luca solo quando la 10 sempre vinto. Sì, perfetto. Vabbè, ha vinto però. Ma che bella doppio, una bella figurella 16. Ma Manuzzo c'è 5 però. Una bella figurella. Aspetta, ne metto una roba. Una pescarella e figura. 14, 13. Ma siamo morti, vedi? Sai cosa vi dico? No, zio, non tirare, splitta i due joy. Come gli split? Però guarda che adesso non esce 10. 5 si split. Vai, certo. Dividiamo? Certo, dividiamo. Adesso esce quello che mi fa fare 21, guardate. Me lo sentivo proprio. Per questo gioco qua vinci se il banco sballa, non se fai 21. Vabbè, però se fai 21. Guarda che esce. Adesso gli gira un 9, guarda. 12. Carta sul 12, 18. Come carta sul 12, zio? Che cazzo hai fatto? Grande. Ma come cazzo hai fatto? Ma come? Ma sul 12 a 5 non chiami carta. Ma intanto... No. Grande, allora si chiama carta con 20, mi esce l'asso. Intanto intanto fa come un numero meglio. Doppio, senza paura. Non ho premura. 18, 20. Speriamo che peschi le figure. 5, 13, troppo. Madonna, oh, quanti sono? Ragazzi! Allora chi ha qua il migliore del mondo? Riesce a tenerlo un secondo? Faceva 16. Sì, chiamano Elon Musk. Faceva 21, se non faceva 21. Ah, vedi, li ho salvati. Quindi la regola è il cazzo. Adesso però dovrebbe andare tutti in discesa. La regola dice così. Vabbè, facciamo lì. Ma posso chiedervi qual è secondo voi il miglior casinò italiano? San Vincenzo. Quanto ti sta a Milano? 180 km. Venerdì andiamo. 2 ore? Vieni venerdì. Vanno fuori, non sono mai andato. Io salto la mano. Passiamo? Sì, sì. Ma lei siamo nelle stesse due. Sì, ma sei un pezzente, ma gioca! No, questa è la salsa. Con 6 al banco e salta. Vabbè, forse non... Passo. Devi aspettare. Aspetto, ok. Stavo chiedendo. Ma chi è? Giusto, adesso tu gira un bel 7 e fai un bel raddoppio. Lui è bravo. Lei ci hai parlato? Red, si sta al telefono. No. 14, 12, 20. Ho sbagliato? Vedi che adesso perché tu hai preso la mano prima e casualmente gli ho perso tutto. No, io ho preso la mano prima casualmente. Perché hai tolto un box come prima. Ho preso tutto. Poi cambia tutto. No, Simo, non fai il cretino, dai. No, sai che devi. Quanto una mancia lo vinto. Devi metterla fresca, povero. No, dai, te l'ho messo io. Adesso gioco, scusi signori. Ha spazzato tutto il banco. No, non toccare le fiche. Dai, fermo, non si gioca. Vedi, vai a rubare, non prendiamo più un colpo adesso. Oh, coppia perfetta, era bella, Vedi la mia. Lui ha dominato, adesso le perdiamo tutti. 17, 5, 12, 17. 20 come al solito. Addirittura! Chi ha ragione? Ma è sempre Filippo. Ma non so se io tipo di Blege, io non ho sempre ragione. Chi ha ragione? Per forza vai a perdere poi. Resto. Ragazzi, io vado un secondo in bagno e poi anch'io in bagno, di nuovo. Vai, mettiamo i resti, vai. No, Simo, non rubarmeli, eh. Arrivo subito. Vado lì. Ti è mai capitato, Filippo, o anche tu, Nevio? Un amico vostro è stiratissimo al blackjack, vi chiede dai fammi giocare qualcosa e glieli date. Sei mio amico come Nevio, sì. Io e Nevio ci diamo i soldi, se uno che non conosco, no? No, sono mio vostro amico. Adesso è un amico, sennò non se ne parla niente. Però, ecco, una domanda un po' scomoda. Ho già aiutato fin troppa gente. Una domanda un po' scomoda.
tu Filippo sei completamente stirato. Okay. Ok. Anzi no, al contrario, Neve è completamente stirato, non ha, veramente ha giocato qualunque cosa. E ti chiede Filippo, ti prego mi dai 100 euro, me li devo giocare che te li ridò. Certo. Ma no, ma dovresti dirgli di no per la sua forza assoluta. Neve anche di più, qual è il problema? Ma no, però facciamo questa mano che sta aspettando a subito. Quanto gioca? Ma no, vabbè, ma ti devi ammazzare, zio, ma vabbè. Ma che bel 21 che ho fatto, no? Io non posso 21, perdere sta mano. 20, 8, 12, 21. No, non ci credo, non è possibile. Ha spalzato quello. Già è stirato, però, vedi? Minchia, guarda quello, ma Jody, no? Jody. Stiratissimo. Siamo io e Nevio, vai. Quindi chi ha ragione sulla regola adesso? Siamo in diretta qua. Chi ha avuto ragione sulla regola? Per forza. È la prassi matematica, ragazzi. Così si va alla canna matematica. Io dopo voglio vedere la sfida tra te. 10. 16. Qua era della minchia, sai che chiamare con 16 e mezzo. 8, 11, 21, 13, 15, 17. Vinto Nero! Ma cos'è la cosa? Non ti immagini lui al casino? Ma tu fai cos'è il casino? No. Ma non gioca mai a quel gesto qua. Ah, non fa un po' lo show? Guarda chi fa. Non gioca mai? Ma adesso, vogliamo la sfida tra voi due? Sì, caro. Dai, io e Simone. Dai, tu sei il numero uno, ma sei sfida. Pensato. Sfida. Ma c'è il cambio dealer? Sì, è qua, Ok, questo ragazzo qua c'è scritto su Instagram, e praticamente lui è un... Tu hai fatto il croupier quanti anni? Da 4 più o meno. 4 anni che fa il croupier. E praticamente faremo una sfida io e Filippo, 1v1. E ovviamente lui ha delle carte diverse perché gioca... Tu dove che sei tipo della... Vabbè. Io ho fatto una mano a Las Vegas 2 anni fa e adesso però lo faccio qui a Lugano. Ok, ok, va bene, a posto. Vieni pure qua. Oh, Filo, ma ci... Permesso? Prendiamo due fusci, prendi due te. Allora, giochiamo un po'. Questo vedi chi è tuo? No, metti la di Neve. Abbiamo una mano esclusiva solamente fra voi due, senza il banco. Ah, solo un colpo secco? Sì, sì. Cioè senza il banco? Sì, sì. Che è sta roba? Questo è Blackjack. Mi ha chiesto lui di provare a fare una cosa del genere. Cioè, ma quanti colpi? Uno solo? Cioè senza che il banco ci dà le carte? Quanti ne vuoi tu? Ok. Tutti quelli che vuoi. Dici tu stop. Vabbè. Con le fish o senza? Con le fish. Con? Vai. Io vado. Ah, metto io. Vai. Ma scusa, bisogna darsi le carte, sennò che sfida non è Blackjack. Sfida tra noi che fa il punteggio più alto. Infatti il punteggio più alto da di voi. Ah, si gioca la carta più alta. Ciao! Vabbè, è tipo 7 e mezzo. Vabbè, dai, vai. Sì, sicuri? Sì, quello è siamo. Cosa facciamo, le giriamo così? Guardate, sì. Adesso le possiamo girare? Dovete girare. Quindi cos'è, ha vinto lui o chiedevo? Puoi chiedere anche carta. Carta. No. Vince sempre lui, carta. 20. Non faccio, devo uscire l'asso. Devi chiamare carta ancora? Carta per forza. Mi spiace. 1-0. Avanti. Lallo. Ok, prendere. 1-0 per me. Tanto sono uguale. Via. Ti devo prosciugare tutti i soldi. 1-0. Questo qua è un tipo di blackjack che è molto conosciuto. Assurdo. Adallo. Non facevi neanche blackjack, non facevi. Vai. Ah, lui è molto bello, è un professionista incredibile. Veramente bravo a mischiare. Sì, questa qui è un miscuglio d'americana però fatto con fare lo shuffle, che è una tecnica per farlo. Ok. Non ci credo, l'ho fatto ancora. Ma cazzo è? Ma dai! Blackjack di nuovo! Cioè, assurdo! Assurdo! Madonna che sfiga! Avanti, 2-0! Filo! Vabbè, Filo, ti va di sfiga! Ti improvviso inventarti gioco! Gioca! Ho capito! Gioco tutto! No, Filo, gioca bene, per favore! Voglio giocare tutto, almeno recupero, no? Scusami! Cioè, non si dà. Allora giochiamo a carta più alta! Il gioco è questo! No, questo non è carta più alta, io sto chiamando le carte! Potete anche giocare a carta. Allora, adesso cioè, è meglio ancora 21. Penso che lui fa le carte programmate perché siamo d'accordo. No, dai, no. Lasciamolo. Io le giro subito.
20, vabbè, non hai vinto. Dai. Dai, hai truccato il coso, fai bravo! Hai truccato è un mago, lui! È un mago! Hai truccato lui, dai! Avevo indovinato però, l'ultima 20 contro 21 effettivamente l'ha fatta apposta lui. Sì, è un mago, è un mago. Facciamo una sfida Blegge vera. Posso chiedervi una cosa prima che vado via? Vai. Posso provare a fare una magia a Filippo? Visto vai, fai la magia a Filippo. Lui è un mago fortissimo. Mi fai piacere, vai. Allora tu Filippo, nel gioco so che ci credi, ma nella magia ci credi sì o no? Sii sincero. No. Bene, questa cosa un po' mi crea una sfida. È tutto trucco. Vado a mescolare le carte. Bravo, prendo il mazzo di carte, vado a fare un taglio all'incirca qui. Guarda che c'è il mio amico. E riesco a trovare un asso, ma fin qui è tutto normale. Il bello sta che se tu mi tocchi una carta, vai toccane una. Potevi toccare una carta prima e saresti capitato su un K, ma sei capitato esattamente sul secondo di quattro assi. Bravissimo. Se faccio un ventaglio in questo modo, tutte carte diverse, senza neanche guardare, riesco ad estrarre forse sì, il terzo asso. Bravissimo. L'asso di cuori. Ma tra uno fai poker. Giusto? Ma lo voglio trovare in un modo ancora più speciale. Prova ad alzarti un attimo in piedi con me. Vai. Prendi tu i quattro assi, controlla che sono carte normali, esaminale. Sì, sì, normalissimo. Sembrano carte normali, giusto? Normalissimo. Questa volta ho bisogno di farlo, ma in un modo un po' strano. Cioè vorrei provare a trovare l'ultimo asso, la bocca, non le mani, con la bocca, guarda. Ciao! No? No. No. Ha sbagliato. Aspetta, sicuramente sarà un'altra cosa. No, no, non ci credo. Bravissimo. Insomma. Aspetta, vediamo se l'asso. Sarà l'asso sicuramente. Esattamente. Numero uno. Numero uno. Numero uno, bravo. Aveva fatto. Bravissimo. Grazie. Il numero uno. Bravissimo. Buona continuazione. Cazzo, pensavo avessi sbagliato davvero, zio. Ci siamo conosciuti. Ero preoccupato. Sì. Facciamo solo con così. Sì. Vai. Ok. Solo vedo, eh? Sì, uno più uno. Okay. Super fast. Vai. 16. Via. 10. Bravo, giusto, ci doppio. Doppio 15, 12, 16, 17. Tira, nessuno di voi. Però io messo il doppio. Perché ti voglio dare fiducia, a me faccio lì. Oh, come la prendi quel posto? Come la prendi quel posto? Vedi che con i giochi se li perdi con me. Devi chiamare carte, devi dare. È buono, 20, pareggi. No. Pareggi, vedi che non perdi? Però io vado un po' su di te. Sì, basta. Io credo nel potere delle carte, come diceva Yu-Gi-Oh! Che è il cugino di Levi? No, è un gioco per di carte. Grazie, madame. Perché io ho un cugino che si chiama Yu-Gi-Oh! Io lascio su perché almeno cerco di. Sai le palle, fai lì di nuovo. Che poi mi accetto? Sono difinti, qual è il problema? Lo fai, lo sfidi. 8, 18, 16. Decidi te tu, decidi tu. Cosa fa, dai? Giochiamo, però fermiamo. Guarda la tua. Dalla mia faccia capite. Ballate. Cos'è? Ballate. Cos'è? Fammi una ferita anche a me? Vabbè, aspetta. Aspetta cosa? Vediamo cosa esce, se pesca un 8 dovete pescare. Manca un 9, 19. Niente, sì, sì, due tirati. Avrei vinto io. È finita proprio il modo peggiore, è stiratissimo. Avrei vinto io, Ma porca, bello, comunque Blackjack è divertente a giocare. Bello. Un bel gioco. Ma nel Blackjack il banco ha più probabilità di vincere, ovviamente. Tutti i giochi il banco più probabilmente. Allora, quanto di più? Allora, il banco ha più probabilità se giochi con 7 giocatori. Testa se giochi a testa. Con testa a testa, meno giocatori ha meno probabilità. Testa a diciamo, testa è 51-49. 49, sì. E se allora, con 7 giocatori il banco ha più chance di vincere. Allora, facciamo vedere, poi, guarda. Dammi poi parliamoci chiaro, poi sono i giocatori non sanno giocare. Guarda, madame, facciamo un attimo testa a testa. 1-21. Adesso messa, voi già iniziato non fa testa, però. Anche qua succede lì, come è casino. Uguale. 20 e 20, dai. Oh! 20. 20.
è un uomo vero. 14, assicurazione. 19. Via, non lo fai bene. Visto che vedi. Ok. Eccolo. Vabbè, non è che perché stai giocando da solo è più, cioè, dai, è la verità, ha ragione lei, ha ragione lei, più sciocco. Sai quanti blackjack fai da solo? Ma lì puoi fare anche il banco. Ah, perché giochi più velocemente, quindi... Oh, no, 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 perché 51 contro 49 se giochi alla regola. Poi se il banco... la paga tutti, eh. Però è rara che succede. 15. 20. 20. Guarda, perché ti voglio bene. Perché mi vuoi bene? Paolino, eh. Paolimpa. Ma che bel black, guarda. Non puoi? Vabbè, niente, facciamo finta, dai, facciamo finta, ma dai, facciamo finta. Accettiamo? Anzi, aspetta, va, guarda qua. Accettiamo, accettiamo. Aspetta. Allora, te le do coperte. Va bene, aspetta, va. Ah, una la guardi tu, una la guardo io. Un altro. Ok. Sembra questo è buono. Sì, sì. 15, 15. Quanto buono, 18. Quanto buono, 20, buono. Pari. Qual è la mano più alta che hai fatto al blackjack? Qual è il limite al casino? 3 caselle, 9.000. 3, 6, 9. 12, 15, 19. Ma come 9.000? Ma ci hai giocato 9.000 euro? Ma che casino c'è da 3.000 euro in una casella? Come no, ogni casella 3.000 puoi giocare. A Monte Carlo nel privé 10.000 colpi. No, hai vinto o perso? 18. Io ci ho vinto questo. Hai vinto o perso quando hai giocato la 9.000? Ho vinto. Hai vinto 18. Quella, non è che ho giocato solo un colpo. Ma c'è proprio continuo la 9.000 volte. Ah, che bella questa. Via. Ah! Alla canna, stirati. E tra poco diventi un filino più vecchio. Tra poco faccio 23 anni, ragazzi. Sono veramente tesi. Ciao, la facciamo noi tre, dai. Dopo quando vuoi fare pausa la facciamo, tu non hai vinto niente, devi. Ho fatto 2 mesi, 2 volte a vinto. Ciao, facciamo cioè, noi tre, dai. Tre, facciamo un po' di pausa, dai. Ricominciamo? Vai. Poi facciamo un po' di pausa, dai. Cioè, ho vinto un cazzo. Ma tu sei un poverello. Meno, non sono poverello, devi, vai sempre a fumare. Ma sei un po' cazzo in tasca, tutto. Dunque, beh, ma quanto guadagna un pugliese, si può sapere, no? In Svizzera anche 5.000 franchi, no? Colpo secco, 5.000 franchi? Io faccio colpo secco. Colpo secco. Faccio un po' di fa. Colpo secco, Nevi, vai. Perché non fai il croupier? Io la faccio, io voglio giocare, non voglio lavorare per far giocare. Ma una domanda, meglio ma... da questa parte del tavolo. Aspetta una domanda prima, ma i croupier sono ex ludopatici? No. Beh, sicuramente di base ti deve piacere questo, sì, certo, questo mondo. Sì. Io giocavo, ludopatica no, però sì, ti deve piacere. Io sono ludopatico invece tutta la vita, di brutto anche. Però prima di fare... Sì, cioè hai deciso di farlo perché... Andavo al casino. Non eri malata, no, per azzardo, però. No, andavo al casino per divertirmi, ma mi piaceva l'idea di viaggiare, poi piaceva la manualità che vedevo nei compieri, le leganze. Posso fare tipo le robe con le fisce così? No, io no, lui qualcosina sì. Okay. Io voglio vederlo, ti prego. Voglio vedere qualche drink. Facciamo questo colpo secco, ma dai, certo. Vediamo. 16. Via, 12. 12 con 2. Io tiro. E fai 22. Dammela, sì. 20. Buono, visto? 13. Voglio anche io la carta, perché sono libidinoso. 21. Mamma mia, Nevio. 2, 12, 17. Bene, è bello! Tranne Filippo, ha vinto tutto. Filippo stirato. Ah, la regola non deve chiamare. Ma cosa devi chiamare? 13 con 2, no. Te la faccio vedere dopo la tabella, te la mando, capito? Te la mando la tabella. Ma tu quando uno non chiama o chiama quando non deve ti incazzi? Oh, certo. No. 4 o 14? Raddoppio. Con l'8? Sì. Stirazzo. No, ma sballa, lo so già. 14? Carta sul 14? Stirazzo. No, ma sballa, adesso fa 3 e 10. 3 e 10. 3? Fa 20, guarda. No, non fa 20. 18. Ho vinto? Ha vinto ancora Nevia.
signore. Ma io, è possibile che stai vincendo sempre, figa? È regolare. Come fate a diventare stirato? Quando non gioco alla fresca, vinco. Vinci. Quando metto i cash, alla casa, stirata totale. Che disastro, è però. È regolare. Ma porca puttana. Quando gioco per finta, io vinco sempre. È sempre stato così. Quando metto i cash. Bravo. Va bene, ragazzi. È stato bello giocare a Blackjack con voi. Ma che bello questo tavolo. Veramente bello questo tavolo, complimenti. Facciamo le bische, no? Però è legale, È legale fare le bische. No, non si può fare le bische. Infatti, ragazzi, specifichiamo, non abbiamo giocato soldi, sono fish. Stiamo giocando a un gioco per divertimento, per la gag, per... La carta più specificare, medio 3, loro 0. Tutto un paradosso, sono solo un pazzo, questo amore so che sparirà. Ora non mi muovo ma nemmeno stacco, canto solo e faccio na na na. Ma non posso fare poi le cose, sì quelle che dici, ma come possiamo fare se pensiamo come tanto...